SIGEP 2019, ci troviamo allo stand della Fabbri 1905 e siamo in compagnia di Nicola Fabbri, l'amministratore dell'azienda, che intanto invito a salutare. Benvenuto Nicola. Benvenuto a voi, mi fa molto piacere di avervi qua in casa nostra. Raccontiamo in un minuto, laddove sia possibile, perché Fabbri ha una storia straordinaria. Come è nata la Fabbri, come si è sviluppata nel secolo scorso e poi che cosa rappresenta oggi? Beh, la nostra azienda nasce come distilleria, veramente nasce come distilleria nella mente del mio bisnonno Gennaro, perché lui compra una drogheria in un paesino della provincia di Bologna chiamato Porto Maggiore. Ma le sue ambizioni lo spingono a chiamarla premiata distilleria Fabbri. Lui in effetti nel retro di questa drogheria mescolava liquori, quindi esce come primi tre prodotti il liquore Primo Maggio, l'amaro Carducci e il Virov. Tre nomi politicamente perfetti. Allora nel 1906 Carducci vince il premio Nobel. È l'inizio del sentimento socialista, quindi della lotta per i diritti del lavoratore, quindi liquore Primo Maggio. Il Virov era un Marsala all'uovo, l'energy drink del tempo, quindi era venduto più ai contadini che lo bevevano prima di andare sui campi che per altro. Ma i nostri, diciamo, padri e nonni sono sempre stati dei grandi innovatori. Anche la mia generazione in effetti ha continuato la tradizione. Cosa succede? Succede che la bisnonna Rachele, moglie del fondatore, ha una ricetta casalinga per conservare le amarene e il nonno decide di venderle nella drogheria e queste amarene hanno un grande successo. Quindi lui pensa che queste amarene, che erano vendute in damigiane, pensa, avessero bisogno di un simbolo, di un bel vaso, di un bel packaging. Quindi va a Faenza, va dal migliore ceramista di Faenza e si fa disegnare e produrre un vaso che oggi è il simbolo, è l'icona della nostra azienda e anche in parte dell'italianità nel mondo. Ed è vero, perché vi identificano ovunque siate distribuiti. Oggi Fabbri 1905 è una gran bella realtà. Al SIGEP 2019 che cosa presenta? Presentiamo molti prodotti nuovi, gusti nuovi, il cioccolato menta, il cioccolato cocco, abbiamo nuovi variegati, abbiamo il gusto unicorno e unicorno nero che ricorda un po' i giochi di Hogwarts del piccolo maghetto Harry Potter, ma riportiamo alla memoria e all'attenzione dei professionisti del gelato un prodotto storico ed è stato veramente il primo semilavorato creato in Italia, che oggi si chiama Simplè, ma ai tempi di mio nonno che l'ha inventato si chiamava cremolato. Mio nonno producevamo in fabbrica le marmellate da usare per la colazione del mattino, ma contemporaneamente avevamo il più importante bar della città, dove lui decise di inserire un angolo gelateria. Dopo essersi reso conto che fare il gelato, poi per allora era ancora più difficile perché immediatamente dopo la guerra i prodotti erano razionati, era difficile trovare gli ingredienti. Quindi rendendosi conto che per fare il gelato ci voleva una grande ricerca, un grande sforzo, decise di creare all'interno del suo opificio, si chiamavano così una volta, il semilavorato, un prodotto che fosse completo e che il gelatiere potesse utilizzare aggiungendo solo la parte liquida, che fosse acqua per un sorbetto o che fosse latte per un perfetto gelato. Quindi questa intuizione geniale
ha fatto sì che negli anni che sono seguiti dalla propria invenzione il numero di bar che incominciarono a inserire l'angolo della gelateria si moltiplicò all'ennesima potenza. E oggi sappiamo che l'Italia è conosciuta non solo per gli spaghetti e la pizza, ma finalmente anche per il gelato. E noi del gelato, o meglio dei preparati per gelato di Fabbri, parleremo prossimamente proprio su orecanews.it, il quotidiano di informazione dedicato al settore dell'oreca, proprio con Nicola Fabbri, che ci racconterà poi anche degli episodi, dei dettagli. Ci sono 100 anni di cui parlare. Televisivamente possiamo non superare i 5 minuti, ma digitalmente o su rivista cartacea le cose cambiano. Nicola, grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti. Amici, non andate via, perché noi continuiamo nei corridoi di questo SIGEP 2019 per raccontarvi le novità presentate alla 40ª edizione della Fiera di Rimini.